Ciao a tutti gli amici di Didattica Musicale. In questo video parliamo del violino. Il violino è uno strumento che appartiene agli strumenti ad arco, insieme con la viola, il violoncello e il contrabbasso. Tra gli strumenti ad arco è lo strumento che esegue le note più acute. Il violino è costruito in legno ed è costituito dal riccio, dai piroli che servono per l'accordatura, dal manico, dalla tastiera di ebano, dalle fasce laterali, dal piano armonico su cui sono intagliate le F, dal fondo armonico generalmente di acero. C'è un ponticello, c'è la cordiera su cui vengono inserite le corde e sulla cordiera possono trovarsi delle piccole viti che si chiamano tiri a cantino e servono per l'accordatura di precisione. Poi abbiamo anche la mentoniera e la spalliera, che sono dette parti accessorie perché si può suonare anche senza. All'interno del violino c'è un piccolo pezzettino di legno che si chiama anima ed è molto importante perché senza anima il violino non suona. Infatti, come suona il violino? L'arco sfrega sulle corde e le fa vibrare. Le corde fanno vibrare il ponticello. Il ponticello fa vibrare il piano armonico e soprattutto fa vibrare l'anima che è situata in prossimità del ponticello. L'anima vibra anch'essa e trasmette le vibrazioni al fondo armonico, sicché vibra tutta la cassa armonica e il suono fuoriesce dalle F. L'artigiano che si occupa della creazione, ristrutturazione e restaurazione degli strumenti ad arco si chiama liutaio. Invece, l'artigiano che si occupa della creazione, ristrutturazione e restaurazione degli archi si chiama archettaio. L'arco è costituito da una bacchetta di legno, dei crini di cavallo che sfregano sulle corde, una punta che può essere ricoperta di avorio o di argento ed ha un tallone che invece viene decorato con degli intarsi in madreperla. C'è anche una vite che serve per allentare la tensione dei crini oppure per aumentare la tensione dei crini a seconda di come preferisca suonare l'esecutore. Il violino è uno strumento dal suono molto melodioso ed è tanto caro a tanti compositori che spesso gli hanno affidato dei temi molto importanti in opere, sinfonie e quant'altro. Vi faccio ascoltare un tema che è tratto dal brano Tace il labbro dell'operetta La vedova allegra di Franz Lehár. Ciao a tutti e buona musica!